Buongiorno, oggi 3 gradi, io freddo, sono in casa, il riscaldamento si è spento da pochissimo, tra l'altro, ma freddo veramente. A parte questo, parliamo di legge attrazione. E dai, Eva, ancora, ne parlano tutti, vero, verissimo. Per quanto mi riguarda ho due esempi eclatanti per quanto riguarda la legge attrazione. Vi dico il secondo, non il primo, questione di tempo, diciamo, il secondo che è accaduto, quindi l'ultimo, perché posso dire effettivamente che si tratta di legge attrazione, perché è evidente in quello che vi dirò ed è evidente anche nel primo caso che magari vi racconterò successivamente. È accaduto qualcosa di strano. Ok, io in estate ho scoperto che avevo un problema di salute, un problema che avevo già avuto un anno e mezzo fa e che quindi dovevo risolvere quanto prima. Problema, sai, di quelli che non si sa bene se sono maligni, benigni, ma che però sono degli affari che ti ritrovano nel corpo e in particolare qua vicino all'esofago, quindi alle difficoltà so anche mangiare, è una cosa abbastanza noiosa. Insomma, tutto è finito per il meglio, una cicatrice abbastanza evidente, però si è risolto tutto per il meglio. E il discorso è che sapete tutti che pratico, anzi che studio esoterismo, che non si finisce mai di imparare, che le cose che scopro puntualmente sono tante, diverse e sempre nuove. Ho fatto delle amiche durante questo percorso, in particolare dopo il corso che ho fatto di anestesia, ho due amiche con cui ho un gruppo Telegram e ci diciamo, condividiamo esperienze, domande, risposte su argomentazioni esoteriche e più svariate. Quindi ho chiesto a queste mie amiche, che sono comunque mie amiche, se potevano, visto che io ero emozionalmente comunque presa e quindi preferisco non domandare, diciamo, all'universo in nessun tipo di modo, quando ho delle domande dove mi sento coinvolta, preferisco far chiedere agli altri, no? Dove con i metodi che magari loro hanno più comuni per loro. Un bel ragionamento, ok? Con i metodi che usano, dicevo, solitamente loro. Quindi ho chiesto a queste due mie amiche quando avrei fatto questo intervento alla gola. Ah, piccola premessa: il 2 novembre è il mio compleanno, e quest'anno, visto che non festeggio assolutamente mai per qualsiasi motivo, c'è stato, sì, ho festeggiato l'anno scorso, ma erano anni e anni, anni che non festeggiavo, diciamo, in vecchiaia ho iniziato un po' a festeggiare con amici più persone, magari in intimità, questo giorno. E il 50° sinceramente, dopo tutti gli interventi che ho fatto, per me era un buon raggiungimento, quindi volevo festeggiarlo. E quindi c'era comunque questo fantasma dell'intervento che poi riuscirò, mi chiameranno quando vicino al mio compleanno, sì, no, riuscirò ad organizzare. Tra l'altro con questo dubbio non ho organizzato niente di eclatante, non ho disturbato tante persone, ma poi alla fine ho preferito fare cose, diciamo, con i pochi intimi, come dico io. A parte questo, quindi domando alle mie due amiche. Una mi risponde con il pendolo e una mi risponde, siccome è una canalizzatrice, che è medium, e chiede le guide, alle sue guide spirituali, appunto, fa questa domanda. Tutte e due mi danno la risposta a dicembre, barra gennaio, barra gennaio col fatto delle feste, insomma, era un po' quel periodo lì. Io, ok, dai, ce la faccio a festeggiarlo in tempo e poi mi lavo il dente. Però diciamo la verità, sotto sotto un po' il desiderio di essere tranquilla era forte, quindi di farlo il prima possibile era forte, vi dico la verità. Però
avevo un po' accantonato questa cosa, no? Questo pensiero, cioè l'avevo desiderato, ma poi non lo sapevo. Poi le mie amiche mi avevano detto dicembre e io quindi avevo un po' accantonato l'idea di levarmi il dente alla svelta. E un altro amico youtuber molto seguito, cartomante da 30 anni, bravissimo e una persona che stimo tantissimo, mi capita di parlare con lui e chiedo anche a lui stessa risposta. Sì, Eva, io ti confermo esattamente quello che ti hanno detto le tue amiche. Quindi diciamo le barre a gennaio. Ah, una cosa, dimenticavo che la mia amica canalizzatrice mi aveva detto una frase un po' particolare, ovvero che queste sue guide mi avevano detto la data che ci ha dato il periodo che vi ho appena detto, con l'aggiunta di una frase che ora non ricordo esattamente, ma che poteva significare più o meno che io avrei dovuto imparare qualcosa da questa situazione. Che ce l'ho da imparare mai? Mi devono operare loro? Cioè, io che devo imparare da questa situazione? Beh, sinceramente, la frase era un po' poco chiara. Finché ce lo siamo domandati tutti e quattro. Cosa dovevo imparare? Perché si è aperto un dibattito tra noi su Telegram, in quanto il 24 ottobre sono stata operata. Allora non esiste più nulla? Non ci dobbiamo più fidare delle energie? I medium non esistono, i cartomanti non inventano cose e i pendoli mentono? No. Potrei citarvi centinaia, 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 centinaia di esempi che non è così. E puntualmente mi leggo il tarocco del giorno, nonostante non sia cartomante. E puntualmente ci indovino, ho degli esempi, se vi racconto quella della figura che feci quando ero ragazzina, quando leggevo ancora la mano, e ancora perché poi ho smesso, vabbè, e ora ve la racconto perché è divertente, faccio una parentesi, ero con queste amiche, ero a Genova perché ho avuto, adesso sono tutti spero reincarnati, insomma, e tre zii in Genova che andavo a trovare spesso quando ero ragazzina e in una zona, erano in tre zone diverse queste zii, una stava in una zona molto carina, via diciamo, che c'era questo parco giochi sotto con questo scivolo a chioccia che ho sempre adorato, lo guardavo dal poggiolo, come dicono, dal terrazzo. Era fantastico, insomma, mi trovo con questi amichetti che avevo fatto appunto. Andavo lì l'estate, avevo fatto questi amichetti in estate e ero giù a giocare con loro, diciamo, a divertirmi a queste panchine. E c'era un ragazzo un po' più grande, loro mi dicono: cioè, volevano sinceramente, non so, sai quando fanno gli inciuci tra gli amici e le amiche, e volevano farmelo conoscere, diciamo così, sicché approfittano dicendo dai levati, leggi anche la mano, perché a volte mi divertivo anche con loro, no? A leggere la mano. Arrivo a leggere questa mano e poi io sempre con la mia voglia di scherzare, sempre io ho questa cosa che non crescerò mai, e guardo questo ragazzo e prima inizio a ridere come una matata, e gli dico: che c'è da ridere? Oh, scusa, scusa, che ho l'impressione, cioè, sto parlando con uno zombie? Mi guarda un po' così, giustamente. In che senso? Sto leggendo la mano e qui c'è scritto che sei morto e sei rinato. Sto parlando con uno zombie. Questa ragazza sbianca immediatamente mi guarda e fa: no, ma io sono stata in coma per più di un anno. Io le mie figure del cavolo le faccio sempre. Sono sbiancata anch'io, scusami, non sapevo, mi dispiace, il fatto, ecco perché mi dice che c'è stato effettivamente un periodo in cui non, ecco, era come se tu non fossi vivo in qualche modo. E quindi questo è uno dei tanti esempi, questo poi
uno dei più divertenti, tra virgolette, poi insomma ha iniziato a ridere anche lui. Ma diciamo che le energie esistono, le energie le leggiamo e volendo le modifichiamo. La magia esiste, l'esoterismo esiste e tutto quanto. Questo era appunto per fare un esempio, quindi questa cosa non mi tornava. Però c'era quella frase effettivamente della canalizzatrice che dovevo imparare qualcosa. Che cosa ho imparato? Cioè abbiamo condiviso ognuno il proprio pensiero, le proprie idee. Io credo fortemente, dopo questo evento, che noi abbiamo veramente la potenza del nostro destino, abbiamo la potenza in mano, abbiamo la forza di poter creare il nostro destino. Perché io avevo rimosso, sì, come effettivamente dovrebbe essere per tutte le volte che desideriamo qualcosa, no? Che vogliamo attrarre qualcosa. Perché se voi, per esempio, anche lì mille esempi, quell'amica che fa, che ne so, Giuseppina vuole il fidanzato in tutti i modi, quindi tutti i giorni sente la mancanza di questo fidanzato e lì la mancanza porterà Giuseppina a non attirare quello che desidera, la mancanza, perché lei punta su questa mancanza, cioè non volendo esprime la mancanza di qualcosa e questa cosa continuerà a mancare perché è quello che all'universo è lì, mancanza. Io avevo desiderato fortemente di togliermi studente, che magari fosse da lontano, ma vabbè, era qualcos'altro, di togliermi il pensiero. E poi avevo rimosso perché effettivamente potevo fare ben poco, io potevo solo aspettare, però lo desideravo in fondo di togliermi l'anteprima di quell'evento che volevo festeggiare. E avevo rimosso, ok? Non stavo lì a rimuginare, ecco, sulla mancanza, su perché, avevo desiderato fortemente, magari anche più di una volta. E poi avevo rimosso, non ci pensavo più. E forse è proprio quello il metodo, forse, sicuramente è proprio quello il metodo per vedere avverati i nostri desideri, quello che vogliamo realmente, quello che attraiamo, la famosa legge dell'attrazione. Ho avuto la conferma che è così che funziona, che si può dire tanto, ma se vivi la mancanza di una cosa, purtroppo attirerai ancora mancanza. È desiderarlo, ma poi cancellare e andare avanti con la vita, senza ripensarci, senza farsi troppe pipe mentali. Ed effettivamente io l'ho fatto prima del mio compleanno, tra l'altro, vabbè, qui c'è un altro discorso, siccome l'intervento l'anno e mezzo prima avevo perso completamente la voce per 4-5 mesi, no? Stavo tornando piano piano. E anche questa era una cosa che effettivamente mi disturbava, perché sembra una cosa banale, ma quando manca, insomma, anche solo la dire faccio una chiamata, una necessità, un bisogno improvviso, la notte, che so, pensi, dormi, arriva una persona in casa, chiama il 112, non lo chiami, non c'è voce, quindi non lo chiami, ok? Quindi un po' quest'ansia effettivamente ce l'avevo. Lì avevo optato per un mio circuito radionico dove ho chiesto in modo chiaro e palese alle energie di fare appunto di fare in modo che non perdessi la voce. Effettivamente non l'ho persa, anzi, qualche giorno fa sono andata a cantare come vecchio gruppo, quindi c'era tutto, ve lo assicuro. Stava proprio bene. E questo vabbè, un altro discorso, sempre un discorso. Quanti discorsi, vabbè, scusatemi. Anche collegato manipolazione è brutto a dirsi, però in un certo senso un poter gestire le proprie energie. E l'avevo fatto in campo radionico e effettivamente ha funzionato.
caso? Ma sa di voi, per me no. E niente, quindi questa è la seconda esperienza che ho avuto per quanto riguarda la legge dell'attrazione, la mia personale esperienza. E poi vi racconterò anche la prima, che vabbè, adesso non c'è tempo, troppo tra lavoro, devo spiegare un po' di cosette. E niente, vi volevo dare questa mia testimonianza per quanto riguarda la legge dell'attrazione, ne parlano tutti ormai. Ed è vero, noi spesso purtroppo siamo più propensi a pensare a tutto ciò che non va, a pensare, siamo inculcati, no? Già i telegiornali, che io non guardo da ormai anni, la TV la guardo più raramente, se c'è qualche cartone animato che mi interessa, non dico altro. Siamo talmente inculcati da cattive notizie che è come se tutto fosse fatto apposta per tenerci in vibrazioni basse. Noi dobbiamo imparare, e ve lo dico proprio con affetto materno, perché vedo tante situazioni che sono così, che un continuo lamentarsi di ciò che non possiamo fare, non possiamo risolvere, non concentrandoci assolutamente su quello che possiamo fare tanto, io ve lo dico, possiamo fare veramente tanto, e quello che vogliamo, se noi ci concentriamo, anche la nostra vita prenderà una direzione, non solo perché, non dico che il destino arriva e fa tutto lui, ma anche quando noi vogliamo veramente qualcosa, noi ci svegliamo la mattina e agiamo in un certo modo. Se uno vuole fare la dieta, e quando si alza la mattina non si fa un cappuccino con 3 bustine di zucchero e 2 cornetti alla crema. Sicuramente si fa un bel macchiatone, un cappuccino con senza zucchero, latte scremato, biscotti alla crusca, 2 o 3 massimo, e perché vuole veramente. Quindi a volte, secondo me, anche un voler dare per forza la scusa, no? La scusa al destino, ti dà la scusa, oh, sono sfortunato, ma poi non facciamo granché per questa sfortuna, per questo destino. Mentre secondo me avere ben chiaro che cosa vogliamo aiuta, e anche ben chiaro che più ti lamenti e più ti lamenterai, perché l'universo percepisce questo da te. Non è che ti dice il famoso libero arbitrio, no? Che si parlava del serpente, un serpente già ai tempi di Adamo ed Eva. Il libero arbitrio è quello: io posso scegliere di lamentarmi e continuare a lamentarmi, mica non dice nessuno che devo essere per forza serena e contenta. Oppure libero arbitrio dice sì, guarda, io scelgo di star serena, di costruire la mia serenità, di imparare a costruire la mia serenità. Ci sono un sacco di siti, di video anche su YouTube, di youtuber che spiegano queste cose. E quindi volere e potere, alla fine non ci sono troppe scuse oggi. Poi vabbè, c'è il discorso karma, che è tutto un altro video da fare quello. Però vi sprono veramente a cercare la vostra strada. Se avete qualche dubbio riguardo, appunto, voglio spronarvi a fare ricerche ulteriori, e magari questo video anche qui per questo, magari non capiterei qui per caso, insomma il caso non esiste. Una buona giornata a tutti, un buon proseguimento, e ci vediamo al prossimo video. Ciao.